con noi anche Alessandro Bagnale, estremo difensore dell'Audace Cerignola. Come state, Alessandro, dopo questa sosta sicuramente importante per ricaricare le batterie in vista del rush finale? Sì, sicuramente veniamo da un periodo importante, lo confermano le 5 vittorie. E questa sosta ci è servita per fare una pausa mentale, però già dall'inizio della settimana siamo molto determinati perché è un periodo molto importante del campionato e quindi dobbiamo dare il massimo. Un buon momento per te, un buon momento per l'Audace, un dato da quattro giornate l'Audace Cerignola non subisce reti. Sì, sicuramente le 4 giornate, le 5 vittorie, 4 delle quali senza subire reti, sono un'enorme soddisfazione perché non ci era mai capitato quest'anno e sicuramente è stato frutto del grande impegno di tutta la squadra e il sacrificio di tutti. Oggi cosa serve all'Audace per continuare così, per raggiungere l'obiettivo e per disputare al meglio queste 8 finali? Sì, come hai detto tu, sono 8 finali e come ogni finale non può mancare l'impegno e la determinazione di tutti, di tutta la rosa, sia chi gioca che chi non. Serve anche un apporto morale e l'apporto del pubblico sarà sicuramente fondamentale per queste 8 ultime finali, come hai detto tu. Cosa ti senti di dire a tutti i tifosi giallo-blu continuare così, continuare con il loro sostegno, con il loro 12° uomo in campo? Ma sicuramente questo periodo è fondamentale, quindi il sostegno del pubblico è una cosa che ci serve veramente tantissimo. Quindi gli chiedo di venire in numerosi al campo per darci una mano, perché ci serve in questo momento. Grazie ad Alessandro Bagnani. Grazie.